Buonasera a tutti e per me è sempre un piacere di tornare qui, in questa libreria, e di ritrovarvi. Ci sono delle persone che conosco, delle persone che non conosco. Non farò una presentazione di me troppo lunga, soltanto che io mi chiamo Alain Contaret, giro molto in Italia e un po' all'estero rispetto alla saggezza della tradizione essena che io rappresento qui in Italia. Essendo allievo di Olivier Manitara, che è il maestro iniziato della tradizione essena contemporanea, che la rappresenta a livello mondiale, che fa seguito al maestro Ivanov, Petr Denov, eccetera. Dunque, Olivier Manitara è lui che rappresenta realmente oggi la tradizione essena, che è una tradizione molto, molto, molto antica e che io, per me è sempre un onore di presentare questa cultura che è la mia, ma anche da un punto di vista anche la vostra, visto che si tratta di una saggezza universale e senza tempo. La seconda volta qui io tratterò dell'argomento del karma, che è un argomento molto, molto importante. È un argomento tale vasta che qualche volta io mi dico come cominciare un argomento così. Perché si tratta della vita intera. Non è una piccola parola così che viene dall'Oriente. È proprio una parola che, come si dice, imbraccia realmente il mondo intero, che prende cura in realtà della nostra vita quotidiana intera, visibile e invisibile, che prende cura di tutto il nostro percorso come anima, al di là dei tempi, al di là dei mondi, è proprio una legge che, come dire, che fa muovere la vita intera. Come l'ho già spiegato, questa parola proviene dell'Oriente, dell'India, della Cina, anche del Giappone, tutte queste civiltà che hanno portato questa parola karma in Europa, non significa che non esisteva nelle tradizioni dell'Europa. Esisteva, ma con altre parole, altre, come dire, spiegazioni, visto che si tratta di una legge universale, concerna tutti i popoli, non soltanto i popoli dell'Oriente. Anche il cristianesimo delle origini, il karma era normale, era studiato, era vissuto, era guarito, eccetera, eccetera. Lo possiamo assomigliare alla legge dell'agricoltura. Per fare molto semplice, ciò che seminiamo lo raccoltiamo. Questa è veramente una linea di base, ma in realtà è molto più complesso che questa. Farò un breve riassunto della conferenza precedente che potete ritrovare anche nel sito della libreria su YouTube, il karma, capirlo e liberarsene. Per fare brevemente il karma, capirlo e liberarsene. Questa è il liberarsene, sì, liberarsi dal karma. Fortunatamente è possibile. Capirai mano in mano. E, un concetto di base, un concetto vivente è di prendere coscienza che qualsiasi cosa che facciamo, qualsiasi cosa che pronunciamo, qualsiasi parole, qualsiasi pensieri che mettiamo in mondo, nell'invisibile, ha delle conseguenze. Qualsiasi posto che possiamo avere nella civiltà, tutti i nostri atti, tutte le nostre parole, tutti i nostri pensieri hanno delle conseguenze. E la maggior parte di queste conseguenze non ne abbiamo coscienza. Ne prendiamo coscienza dopo, tra virgolette, la morte, perché siamo uniti a tutto il resto dell'umanità e non solo, siamo uniti a tutto il resto della Terra e del cosmo. Questa non è un'astrazione, è una realtà e entreremo stasera in questa realtà che realmente siamo uniti a tutto il resto. Se noi vediamo soltanto l'aspetto fisico delle nostre relazioni e di ciò che facciamo, allora siamo separati, ma in realtà
c'è una vita invisibile che ci unisce sempre. E questa è la cosa la più importante nell'argomento del karma, è la vita invisibile. Per esempio, quando pensiamo, è una, come dire, un'attività invisibile che ha delle conseguenze anche fisiche, ma è un'attività invisibile che appartiene a un mondo invisibile che ci unisce. Quando abbiamo delle emozioni, è anche un'attività invisibile che non possiamo percepire con i nostri cinque sensi, ma che viviamo e sentiamo e che ha delle conseguenze sulla nostra vita, ma anche la vita degli altri. Gli altri significa gli altri uomini, uomini e donne, ma anche gli animali, eccetera, eccetera, tutte le forme di vita. E quando desideriamo qualcosa, è ancora un'attività invisibile. Nessuno ha visto un desiderio, come nessuno ha visto un pensiero oppure un'emozione. Sono delle attività invisibili. E questa invisibile che ci fa muovere e che costruisce, che crea il nostro mondo, sia ne siamo coscienti, sia ne siamo incoscienti. E se vogliamo essere onesta, perché l'onestà è un punto di partenza molto importante, se vogliamo essere onesta, siamo quasi incoscienti della nostra vita interiore. Di cui la difficoltà di padroneggiare la nostra vita quotidiana, che è 100% il risultato della nostra vita interiore insieme alla vita interiore di tutti gli altri. A livello fisico, lo ripeto, siamo, tra virgolette, separati. A livello dei pensieri e delle emozioni e dei desideri, siamo quasi uniti. Abbiamo noi la nostra vita interiore, il nostro invisibile, ma abbiamo anche l'invisibile collettiva. E questa è molto importante. Quando si dice qualsiasi cosa che facciamo, pronunciamo e pensiamo ha delle conseguenze, significa che la legge del karma chiama la responsabilità, ci aiuta a responsabilizzarsi. Se c'è il caos sulla terra, perché è vero che nella civiltà umana, non nella natura, ma nella civiltà umana c'è un caos, perché all'interno c'è anche un caos. E che la vita esteriore è come uno specchio che ci mostra realmente il nostro atteggiamento, il nostro approccio della vita. Abbiamo una visione, a causa dell'educazione, sia religiosa, sociale, a scuola, eccetera, una visione della vita un po' caotica. Perché? Perché noi sogniamo, c'è qualcosa che ci ha messo dentro di noi, un sogno di essere fuori legge, che la libertà significa di essere fuori legge della vita, fuori legge delle leggi della natura, del cosmo, le leggi divine, diciamo così. E che questo spirito che ha seminato nella coscienza umana questa idea di essere libero di tutto, in realtà ci ha messo su un cammino realmente di una grande illusione. E il karma ci mostra realmente che è un'illusione. Se vogliamo parlare della libertà, con un grande L, la libertà umana è di scegliere. Dopo sono le leggi che entrano in azione. Di scegliere. Significa che se abbiamo due cammini, la libertà nostra è la scelta. Quando l'atto o il pensiero o la parola è fatto, questa riguarda le altre leggi della vita. Dunque la nostra scelta, la nostra libertà è di scegliere. E questa è fondamentale. Questa vale per la vita quotidiana, vale anche per, come dire, la gestione della vita interiore, di imparare a scegliere i pensieri, le parole, gli atti che vogliamo seminare. E lo dico seminare, perché noi siamo portatori di semi. Abbiamo tanti semi dentro di noi, che possiamo chiamare eredità, o eccetera, doni, eccetera, eccetera, eccetera.
Siamo dei portatori di semi e senza sosta noi seminiamo nella vita, soprattutto nella vita invisibile. Ricordatevi, se avete già preso la metropolitana, soffochiamo, perché condividiamo la stessa aria invisibile. Tutti i pensieri, tutte le preoccupazioni insieme, eccetera, soffochiamo. E nel mondo intero l'umanità soffoca, soffochiamo, perché in realtà non c'è questa educazione di fare attenzione alla propria vita interiore, di cui proviene la vita quotidiana fisica, esterna. La scienza del karma è la scienza dell'invisibile, soprattutto. Poi le conseguenze, sono le conseguenze. Non è sempre facile di trasformare le conseguenze. Ciò che possiamo trasformare più facilmente è la vita interiore. Perché la vita fisica è densa, è cristallizzata. Dunque è più difficile di cambiare. Invece, ciò che si muove più rapidamente nella testa, nel cuore, nella volontà, nell'energia, che è più sottile, si può cambiare più facilmente. Per esempio, se abbiamo il pensiero di andare a Milano, possiamo cambiare questo pensiero e decidere di andare a Bologna. Invece, se abbiamo preso il biglietto per andare a Milano, invece che dovevamo andare a Bologna, è possibile, ma abbiamo perso denaro, abbiamo perso denaro. C'è una cosa che fa che è più difficile. Dunque, la vita invisibile è più importante che la vita visibile. E il karma, la scienza del karma, è basata su questo fatto. Lo so che non fa parte dell'educazione l'invisibile. L'invisibile, la vita sottile, eccetera, non fa parte dell'educazione. E questo è peccato, perché se vogliamo capire un po' ciò che viviamo, lo possiamo più facilmente capire se analizziamo la nostra vita interiore. E questo è molto, molto importante. Nella vita visibile ci sono degli esseri viventi che vivono con noi. Nella vita invisibile ci sono anche degli esseri viventi che sono sempre con noi, che li possiamo chiamare spiriti, geni, forma pensieri o egregore, eccetera. Sono degli esseri viventi che vivono nell'invisibile e sono loro che gestiscono in realtà la nostra vita. E noi che seminiamo, che mettiamo come una madre al mondo, nel mondo invisibile, degli esseri viventi, che sono le nostre creazioni, che poi, quando sono nati lì, tra virgolette, su, vogliono continuare a vivere, vogliono che noi continuiamo a dare cibo, a nutrire loro, eccetera, eccetera. E questo è un motivo che qualche volta ci sentiamo nella confusione, ci sentiamo con meno energia, eccetera, perché in realtà ci sono attorno a noi dei mondi invisibili che chiamano, che ci chiamano, che vogliono nutrirsi di noi, perché sono nati da noi. La nostra vita interiore, ciò che si chiama la psicologia, che potrebbe anche chiamarsi la spiritualità, è realmente questo mondo invisibile. Non è ancora il mondo divino, è il mondo spirituale, oppure psicologico, come lo volete, per parlare più moderno. E questo mondo deve essere padroneggiato, perché, lo ripeto e ancora, è questo mondo che è all'origine delle nostre scelte, che è all'origine della nostra vita quotidiana. E questo è molto importante. Quando arriviamo sulla Terra, arriviamo come un essere umano. E dunque l'eredità dell'umanità la portiamo noi. L'eredità sia negativa o positiva. Poi arriviamo da un paese. Stessa cosa, c'è l'eredità del paese. Positivo o negativo. Poi arriviamo in una famiglia. Stessa cosa, un'eredità positivo o, tra virgolette, negativo. E poi abbiamo il nostro bagaglio che ci segue sempre. Dunque, quattro
fa quattro karma a gestire. Dunque fa molto. Fa molto, ma diciamo, siamo strutturati così, la vita è strutturata così. C'è il karma mondiale, perché facciamo parte dell'umanità, che lo vogliamo o no, nessuna giustificazione, siamo anche responsabili di tutto ciò che accade sulla Terra. E anche se abbiamo l'impressione di non essere responsabili, per le leggi molto più alte, siamo responsabili essendo essere umano. Questa vale anche per una nazione. Se un governo fa una bugia, il karma tocca il popolo intero. E poi c'è la famiglia, e poi l'individuo. Dunque, quattro karma: mondiale, nazionale, familiare e individuale. Questa sembra strano, questa sembra un po' come strano, un po' ingiustizia, eccetera. Non dobbiamo mai giudicare la vita, non sappiamo mai come è gestito, come sono gestite le cose, ma è tutto gestito con un'intelligenza che è molto, molto, molto superiore alla nostra. Che incontriamo qualcuno, che facciamo qualcosa, che abbiamo un incidente, eccetera, tutto è gestito dalle leggi. Non significa che qualcuno ci vuole bene o male. Ci sono delle leggi attorno a noi, dentro di noi, poi nel nostro corpo anche, e attorno a noi. Tutto è pieno delle leggi. Queste leggi sono il quadro di vita che permette alla vita di apparire, di muoversi e di andare avanti. Questo discorso può essere un po' morale, un po' brutto, a causa del fatto che sogniamo a una libertà che non esiste. Perché l'essere umano non sarà mai libero, visto che c'è un quadro di vita che gestisce la vita non soltanto di noi esseri umani, ma anche la vita degli animali, dei vegetali, dei minerali, di tutta la Terra e del cosmo intero, affinché di garantire l'armonia. E se noi siamo viventi, se abbiamo la possibilità di compiere un destino, è grazie a queste leggi. Queste leggi sono amore puro, saggezza pura, eccetera, ma se siamo fuori, se disturbiamo, allora il karma ci lo fa sentire. E che l'essere umano, dunque noi, abbiamo il compito di essere umili davanti a ciò che è superiore a noi. Dunque il karma, che non è negativo, è una legge, l'ho già detto, una legge di responsabilità, ma anche di conoscenza. Conoscere che cosa? Noi. Se non abbiamo i risultati da fronte ai nostri occhi, di ciò che seminiamo senza sosta, non possiamo conoscersi. E se non ci conosciamo, non possiamo trasformarsi anche. Il karma ci mette sempre dove siamo, a che punto siamo arrivati. E questa è bene. E anche se qualche volta non è sempre piacevole, è molto bene. Il più importante nella vita è la chiarezza. Che tutto sia chiaro. Almeno che lo specchio, se un specchio è molto chiaro, bene pulito, ci rende l'immagine vera di ciò che siamo. E la vita, il karma, è così. È uno specchio davanti al quale ci vediamo senza menzogna. Dunque il karma ci mette sempre in contatto con la realtà. Ma noi, a causa dell'educazione e altri fattori, siamo un po', come dire, tra la terra e il cielo. Vorremmo un po' che tutto sia facile, che se qualcuno... C'è tante menzogne, per esempio, nella civiltà umana che circola, anche la TV, eccetera, eccetera. E quando guardo, tra virgolette, la massa, non mi sento superiore, ma diciamo la massa, ma si vede che la massa, per la maggioranza, si lascia trasportare così, a destra e poi
a sinistra e poi di nuovo a destra e a sinistra, eccetera. E questa non è bene perché ritira la nostra dignità. Il karma ci mette da fronte a noi, ma anche da fronte a ciò che siamo, la nostra dignità. Che non pensiamo mai a questa dignità. Siamo verticali, questa lo dico, l'ho già detto forse 200 volte, siamo verticali e la verticalità umana è la dignità umana. La dignità di fare delle scelte, la dignità di poter avere discernimento. Il karma aiuta a avere più discernimento, più saggezza, più amore, eccetera, eccetera. Ma soprattutto discernimento. Il discernimento rispetto ai nostri confronti, al nostro destino, agli altri, eccetera, eccetera. Io non vorrei troppo andare da questo campo. Vorrei toccare un altro campo che non ho ancora parlato. È questa via, questa disciplina del perdono. Lo so che c'è tutto un insegnamento che circola anche sul perdono nelle diverse tradizioni, che è un atto invisibile, importante, ma non sufficiente. Il perdono non è sufficiente. Perdonare non è per l'altro, è per se stesso. Qualcuno può accettare la nostra richiesta del perdono, ma la legge del karma no. Se abbiamo distrutto qualcosa lo dobbiamo riparare. Questo è il karma. Il perdono è per evitare di fare entrare dentro di noi delle influenze negative che non potremo gestire più tardi, il perdono, e di arrivare a superare queste forze istintive che quando sono qui con noi, ve lo dico anche di esperienza, sono molto difficili a gestire. Allora il perdono, che è un atto di eroismo, ma interiore, permette di mettere la nostra coscienza al di fuori, sopra tutte le quattro sfere di sopravvivenza, di istinto, il corpo fisico, i desideri, le emozioni e i pensieri. Porta la nostra coscienza al di là affinché possiamo imbassare tutte queste, la rabbia, l'odio che potremmo eventualmente sentire se qualcuno ci fa un male, diciamo così. Ma il perdono è una scienza che è al di là di ciò che ho detto. Il perdono concerna il creato intero. Per esempio, se prendiamo questa frase molto famosa nella preghiera del Maestro Gesù, perdona le offese come io le perdono agli altri, eccetera. Che normalmente la seconda parte non fa parte dell'autentico Padre nostro. Perché il perdono non concerne soltanto la sfera umana, concerne tutte le sfere. Perché quando facciamo qualcosa, un atto, non è che tocchiamo soltanto il mondo umano, tocchiamo la terra intera. Il perdono è un atto molto globale, proviene di una grande compassione, la compassione che ha insegnato il grande maestro Buddha Sakyamuni, la compassione, di cui proviene il perdono, che non è ancora l'amore, l'amore è superiore. E dunque il perdono è per se stesso. È impossibile di meditare, per esempio, se abbiamo l'odio verso qualcuno, eccetera. È impossibile di vivere se sentiamo la rabbia senza sosta, eccetera. Dunque, il perdono è una scienza alchimica, affinché di arrivare a trasformare le energie. Il perdono fa parte anche dell'alchimia. L'alchimia non è soltanto l'alchimia intellettuale che possiamo studiare. L'alchimia, come le altre scienze esoteriche, sono pratiche. E il perdono fa parte dell'alchimia per trasformare queste energie
che globalmente sono più forti che noi. Ma il perdono, che è, come dire, un atto superiore, aiuta a trasformare queste cose. Il perdono va nelle due sensi, verso di noi e verso gli altri. È un atto globale, ma non tocca la sfera del karma. Il karma sono delle leggi che non prendono in conto il perdono. Il perdono è per noi. È per noi. E grazie al perdono possiamo salire fino all'amore. È una base. Invece l'amore è superiore al karma. Significa che l'amore è sempre costruttivo. Significa che se realmente abbiamo preso coscienza che abbiamo fatto un atto, qualcosa che non è bene, l'amore ci aiuta a riparare. Perché il karma è una legge di riparazione. Il più importante per il karma è che tutto sia equilibrio. Come lo paghiamo, eccetera, eccetera, è il karma che gestisce questa cosa. Ma il più importante è che all'interno, che nel cosmo, che tutto sia equilibrato. La legge dell'equilibrio. Il karma è questa. Ci sono due vie. Forse all'inizio ci sarà un po' di confusione, ma alla fine vedrete che tutto si clarifica. C'è due vie. La via del perdono è una via misteriosa, proprio iniziatica, che si chiama la via dell'espiazione. E l'espiazione è proprio un modo di riparare. Espiazione significa di prendere l'impegno di riparare da un modo a un altro. Nel perdono non è un obbligo. Io chiedo perdono e io ti le do e basta. Ma in realtà non è sufficiente. Se prendiamo l'impegno dopo il perdono, mi impegno di riparare, mi impegno di lavorare su me stesso, mi impegno, eccetera, è un impegno, un atto ancora più superiore che si prende davanti alla vita lei stessa, davanti alle intelligenze invisibili. Perché quando facciamo un atto malevole, per esempio, anche se tocca una persona, tocca le intelligenze che sono collegate alla persona. Quando incontriamo una persona, non è che la incontriamo soltanto fisicamente, la incontriamo anche tutti i mondi che sono attorno. E se disturbiamo la persona, in realtà disturbiamo i mondi, le intelligenze, gli spiriti, i geni, eccetera, che sono collegati al suo destino. E di cui abbiamo realmente una responsabilità, non soltanto rispetto al piano fisico, ma a tutti i mondi invisibili che formano il mondo spirituale. E per fare più semplice, sono diviso in tre. C'è il mondo degli spiriti, il mondo dei geni, e i geni, e il mondo delle egregore, significa le forme pensieri. E questi mondi sono collegati alle tre sfere della nostra vita interiore, dunque i desideri, gli spiriti, le emozioni, dunque i geni, e poi le forme pensieri, le egregore, dunque la nostra mente. Non è sempre facile di capire un po' come le cose sono, ma realmente attorno a noi ci sono dei mondi invisibili. Quando facciamo un atto, questo atto, a causa della legge di affinità, chiama dei mondi e delle intelligenze. Quando questo atto diventa un'abitudine, come l'ho già spiegato, allora dei mondi si avvicinano perché riconoscono qualcosa di loro nella nostra vita. E quando parliamo qualche volta di guarigione, è una parola che è bene, ma da un punto più iniziatico è un po' sbagliato, perché quando vogliamo liberarsi di un karma, di una malattia o altre cose, non è di guarire o di prendere cura della persona lei stessa, ma di liberare i mondi
che abbiamo chiamato a causa della nostra incoscienza. Il fatto che loro sono costretti a causa delle nostre abitudini, sia mentale, emozionale o fisico, sono costretti a rimanere con noi. E allora ci fanno dei danni, perché non sono contenti. Spesso noi chiamiamo dei mondi, li facciamo uscire del loro posto e li chiamiamo attorno a noi senza sosta. E loro non sono contenti. Tutte le guerre, tutto ciò che esiste sulla terra come danni, sono loro in realtà che le provocano tramite noi. E libera, sì? Ah, no, quando facciamo un atto o abbiamo un'abitudine fisica, un'abitudine mentale, ci mettiamo in affinità con dei mondi invisibili che si avvicinano e che sono costretti a rimanere attorno a noi o dentro di noi, significa di partecipare al nostro destino a causa delle abitudini. Perché la legge dell'affinità è forte e che gestisce molte cose, perché non siamo mai da soli. E dunque quando qualcuno è malato, per esempio, quando c'è un accidente, quando qualcosa accade, l'origine è questi mondi. E anche quando c'è una guerra, come oggi esiste, anche delle guerre abbastanza forti, sono loro che lo provocano, ma sempre tramite degli esseri umani. Perché noi esseri umani, che siamo alla frontiera dei due mondi, visibile e invisibile, avanti, possiamo dire, visibile, e dietro l'invisibile. Siamo come una porta. E il karma, la legge del karma, ci aiuta a fare delle scelte affinché di sapere che cosa vogliamo lasciare passare tramite noi. Tutti i maestri l'hanno pronunciato questa parola. Io sono una porta. E tutti noi esseri umani siamo delle porte. Ma spesso sia la lasciamo aperto, sia siamo aperti, sia siamo sempre incoscienti. E allora tanti mondi tramite noi seminano. Dunque la via della guarigione, la via del karma, eccetera, è una via realmente di liberazione. Perché la guarigione, quando parliamo di guarigione, spesso pensiamo a prendere cura di qualcuno. Ma in realtà l'atto di guarigione il più alto è di arrivare a liberare questi spiriti. Se no, significa che la guarigione è soltanto superficiale. Sì? Sì, 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 sì. Abitano e vivono nei mondi invisibili. Ma sì? Allora ci vogliono male. Non è che ci vogliono male. È come se io faccio un atto e che tu sei costretta a vivere con me. Perché ti ho attirato. È la stessa... E io l'ho attirato. No, no, no. È un esempio. Se io faccio qualcosa nella mia vita e che ti attira, malgrado, allora tu non sarai per forza contenta di rimanere con me e di condividere un destino che non è il tuo. Perché tutte le forme di vita, sia invisibile o invisibile, hanno il loro destino a vivere. E quando li atterriamo, sono costretti a condividere il nostro destino, che non è per forza il loro destino. Nel creato, tutto ha il suo posto, ma l'umano ha un grande potere. Un grande potere è che abbiamo delle influenze sul creato intero, non sul divino, sul mondo divino. O piuttosto sui mondi divini, no. Ma su tutti i mondi spirituali, sì, abbiamo, come dire, un potere. Perché in realtà noi siamo molto incoscienti di ciò che facciamo e attiriamo tanti mondi attorno a noi. Ho detto la via dell'espiazione, ma nel Medioevo si diceva esorcismo. Ma poi questa poi è caduto. Significa di arrivare, perché in realtà siamo tutti noi siamo posseduti di qualcosa. C'è sempre dei spiriti che sono dentro di noi. Qualcuno che fuma, per esempio, è posseduto, perché non può uscire. È lo spirito che decide. Se il spirito va via,
da un giorno all'altro la persona non fuma più. Perché in realtà è sempre un essere che vive tramite noi. C'è sempre degli esseri che vivono tramite noi. Anche la pubblicità è basata su una parte di questa scienza. Sono le persone che conoscono, hanno qualche conoscenza, e anche la pubblicità è basata su questo fattore. La pubblicità, quando andiamo nel supermercato, la maggior parte delle persone escono con il carrello pieno, ma non è loro che l'hanno riempito. È il supermercato che ha riempito il carrello per loro, tramite tante cose, la musica, le pubblicità, le luci, e tutto è ben fatto affinché che il carrello sia pieno. Dunque, quando si tratta del karma, quando si tratta della maestria, quando si tratta di essere realmente libero, è che quando facciamo un atto, per esempio un atto, dobbiamo sapere se realmente noi che lo facciamo o un'entità che lo ci fa facere, fare. E beh, come si fa? Già, man mano, tranquillamente, non è che non c'è fretta, diciamo, ma diciamo che l'arte della meditazione, l'arte di arrivare a fare silenzio, l'arte di prendere anche il tempo per scegliere, eccetera, l'arte dell'amore di se stesso, perché quando ci amiamo realmente, non vogliamo che qualcuno entra e ci fa fare ciò che non vorremmo fare. Un dittatore, per esempio, visto che esistono delle dittature, ma loro non esistono. Sono pieni di ombra, delle intelligenze di ombra, che fanno un casino sulla terra tramite loro. Non esistono più, quasi. E dunque, un'ora, non ho troppo tempo per sviluppare e forse magari di essere molto, molto chiaro. Soltanto che più accettiamo la realtà della vita, più abbiamo l'opportunità di essere libero. Accettare la realtà della vita significa accettare il fatto che siamo tutti noi posseduti. Posseduti. Se abbiamo un'abitudine, siamo posseduti. E le abitudini spesso sono incoscienti. Essere posseduti significa che c'è la possibilità di buttare via ciò che è dentro di noi. Non significa fare la guerra, significa di arrivare a dialogare con l'intelligenza che governa la nostra vita, oppure le intelligenze che governano la nostra vita. I nostri pensieri non sono per forza i nostri, le nostre emozioni non sono per forza le nostre, i nostri desideri non sono per forza i nostri. E dunque, di conseguenza, gli atti che facciamo non provengono per forza dal centro del nostro essere, della nostra coscienza. L'educazione, la pubblicità, l'educazione anche religiosa, sociale, eccetera, ci hanno messo tanti concetti, tante cose dentro di noi che non sono per forza in armonia con il creato, significa con ciò che esiste da sempre. E viviamo, facciamo le nostre esperienze, le scelte, secondo ciò che abbiamo dentro di noi. Sì, condizionati, ma un condizionamento, perché dappertutto si parla adesso di condizionamento, eccetera. Ebbene, ma non è sufficiente. Un condizionamento è collegato a dei mondi superiori, spirituali, non divini, ma spirituale. E sono questi mondi che governano la civiltà intera. Ciò che vediamo oggi sulla terra non possiamo dire che è un atto umano. Nella nostra dignità è impossibile di affermare che gli orrori e tutto ciò che esiste è un atto umano. No, sono dei mondi che hanno degli obiettivi, ma che abbiamo chiamato. Che chiamiamo a causa dell'educazione, perché nessuna educazione impara la gioventù, per esempio, la maestria di se stesso, la meditazione,
di fare attenzione alla natura, eccetera, eccetera. Nessuna educazione ci parla dell'invisibile. E anche se sappiamo bene che c'è, che l'invisibile esiste, nessuna educazione ci parla realmente di diventare di nuovo animisti, di guardare oltre le forme, di sentire l'anima delle cose, affinché di essere sempre più responsabile dei nostri confronti con la vita. Allora, quando io parlo del karma, io allargo la cosa. Non è soltanto una legge, tu hai fatto questa cosa, tu ricevi questa cosa. No, è realmente una scienza molto, molto vasta e penso che lo sentite. Dunque, quando parliamo, per esempio, del perdono o dell'espiazione, significa che abbiamo il potere di intervenire per se stesso, già per abbassare la pressione un po', e poi per riparare. C'è un proverbo, mi sembra che è un proverbo spagnolo, che dice che fare delle bugie è umano e che riparare è divino. E da un punto di vista questo proverbo è vero, perché essendo imperfetti, essendo degli umani in divenire, che non siamo ancora umani, abbiamo una forma umana, ma non siamo ancora umani. Siamo degli umani in divenire, e che tutta la via iniziatica, tutta la saggezza che tutti i grandi iniziati hanno portato sulla terra è di trasformare l'uomo animale in uomo angelo. Ma l'umano come tale non esiste. Non esiste. Noi siamo metà animale, l'altra metà non la conosciamo. E anche la prima metà non la sappiamo realmente gestire. Dunque, il karma ci aiuta realmente a conoscersi, a accettare il livello che abbiamo, a accettare ciò che siamo, e anche se siamo pieni di concetti completamente fuori legge cosmiche, le dobbiamo accettare, che serve a niente di fare la guerra. Ci sarà sempre dei conflitti all'interno, ma fare la guerra al karma è inutile, è come fare la guerra al cosmo. Dunque serve a niente. Invece possiamo dialogare, che ciò che manca anche nella civiltà umana, ciò che manca è un dialogo, ma un dialogo onesto e vero. Dialogare non soltanto con noi stessi, tra di noi, ma dialogare con l'invisibile, dialogare con i nostri pensieri, dialogare con le nostre emozioni, i nostri desideri, dialogare con ciò anche che non vediamo. Quando siamo da fronte a un albero, dialogare con l'aspetto fisico serve a niente. No, dialogare con il mistero che rappresenta ogni cosa. E anche noi siamo un mistero. E questo mistero, anche se non ne abbiamo realmente una visione chiara, lo possiamo invece dialogare. Significa farsi delle domande, realmente. La via del karma, la via dell'espiazione, significa di prendere un impegno da fronte alla nostra coscienza, alla vita, a lei stessa, di lavorare su se stesso, affinché di liberare tutti i mondi che sono attorno a noi, di liberare tutti i mondi. Se oggi c'è molto guerra, ancora più conflitti, è perché l'umanità, non intera, ma visto che siamo insieme, e questo è il fatto di qualche persona in realtà, hanno chiamato anche dei demoni che vivono tra di noi, che vivono tramite noi, tramite noi. Tutto vive tramite l'essere umano. Dunque il nostro posto è molto importante, ma anche molto misterioso. Dei demoni. Che cosa è un demone? Un demone, i demoni sono delle creature non negative, delle creature non negative, soltanto che quando le mettiamo fuori del loro contesto e che sono poi in un altro contesto, si comportano come un demone. È come un cane, per esempio. Un cane è un cane. Un cane non sarà mai un umano. Se abbiamo pulito tutto il salone, aspettiamo degli amici, tutto è pulito. Se mettiamo un cane nel salone e che fa i suoi bisogni,
la colpa non è sua, è la nostra. E ma è una cosa che non abbiamo ancora capito. Ogni creatura ha un contesto e un destino, anche noi. Dunque, se noi cominciamo a nutrire delle abitudini, visto che siamo noi il microcosmo dentro il macrocosmo, significa che abbiamo la potenzialità di interferire e di chiamare tutti i mondi che esistono. Se abbiamo un'abitudine che è molto sana, chiamiamo degli esseri luminosi che tramite la nostra vita e il nostro destino faranno delle cose molto interessanti. Invece, se abbiamo delle abitudini, come dire, un po' negative per noi e gli altri, altri mondi si avvicinano per legge di affinità. E la guarigione, la via della liberazione, come l'ha insegnato Buddha Sakyamuni, è proprio di essere a mezzo, che in realtà né il bene né il male vanno verso la liberazione. E che in realtà, essendo nel mondo della dualità, dobbiamo arrivare a gestire man mano le due. Perché se facciamo un bene incosciente, può essere male un giorno, se è incosciente. Il più importante è che tutto sia cosciente. Qualcuno che fa il male coscientemente avrà una possibilità di cambiare, si rimane cosciente di ciò che fa. Invece qualcuno che fa incoscientemente il bene potrà un giorno fare incoscientemente il male. E che il più importante in realtà nella via del mezzo è di essere cosciente. E avremo sempre a gestire ciò che abbiamo chiamato il male e il bene, che sono due forze che permettono in realtà la vita. Una forza di involuzione, il male, tra virgolette, e una forza di evoluzione, il bene, tra virgolette. Ma le due in realtà vanno insieme. E allora il karma è questa, arrivare a armonizzare queste due energie, il male e il bene. Non dobbiamo andare verso le due estremi, soltanto male oppure soltanto bene. Ma sembra essere in mezzo. E questa è la via che hanno insegnato tutti i grandissimi saggi autentici che hanno veramente seminato delle perline di saggezza. Per tornare alla parola karma, karma è una parola indiana del sanscrit che significa azione, perché evidentemente nella vita concreta, fisica, siamo senza sosta in azione, ma in realtà pensare è un'azione in realtà, ma un'azione invisibile. Azione significa realmente che ci sono delle conseguenze, sempre delle conseguenze. Soltanto questa, soltanto di sapere che ci sono sempre delle conseguenze, può aiutare a fare attenzione ai nostri pensieri, emozioni, desideri e ai nostri atti. Non è semplice, soprattutto quando l'educazione non permette di andare subito in questa via. Ma è possibile. Non aspettare un accidente oppure una cosa gravissima per imparare a fare attenzione a ciò che facciamo. Quando usiamo la macchina, dobbiamo fare il minimo di attenzione. Dunque, questa funziona. Ma gestire i pensieri è molto più delicato. Perché? Perché la vita dei pensieri è più intensa, perché si tratta di un mondo superiore, spirituale, sottile. E più è sottile, più intenso. Meno è sottile, più la vita si riduce e si cristallizza. Dunque la gestione dei pensieri e delle emozioni è più difficile che la gestione degli atti. Invece, il corpo fisico aiuta a gestire la vita interiore. Perché? Perché ci dà l'opportunità di essere radicati alla madre terra, radicati alla realtà. Qualcuno che vorrebbe soltanto meditare o essere come una foglia nel vento è molto pericoloso per lui.
Invece è qualcuno che è radicato nel suo corpo e dunque nella realtà della vita terrena. La gestione della vita interiore è più facile e più semplice. Non so se siete d'accordo, potete fare anche delle domande se lo volete, se no io proseguo. Guardo l'orario, casomai, perché lo so che il tempo... Ok. O diciamo adesso già potete iniziare. E poi grazie alle vostre domande io posso anche sviluppare altre cose. Io ho una a proposito di questi mondi invisibili. Sì. Chi li ha creati questi mondi invisibili? Una buona domanda. Beh, in realtà questi mondi invisibili è noi che li abbiamo creati. Agli inizi dei tempi c'era il mondo divino. Il mondo divino. E dal mondo divino sono usciti, come dire, diversi universi, sfere, eccetera, 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 fino alla sfera dove noi viviamo con il nostro corpo fisico. Ma anche in realtà noi viviamo nei diversi mondi insieme. Non è che siamo soltanto qui. Questa è una visione materialista. Noi viviamo anche nei mondi invisibili. La più grande parte di noi è invisibile. Ciò che vediamo di noi è la parte la più piccola. La più grande parte è invisibile. Come l'ho detto prima, questa sfera dei desideri, della volontà, dell'energia è invisibile. Chi ha visto un'energia? Nessuno. Neanche la scienza, eccetera. Chi ha visto delle emozioni, un sentimento, eccetera, un odio, nessuno. Invece vediamo le conseguenze. Chi ha visto un pensiero? Nessuno. Dunque viviamo nei diversi mondi invisibili. Ci sono due tipi di mondi invisibili. Sono i mondi spirituali, e poi i mondi divini. E tante persone non fanno la differenza tra lo spirituale e il divino. Non è la stessa cosa. Quando si dice io faccio un percorso spirituale, in realtà è un percorso psicologico. Soltanto che la civiltà moderna cambia un po' le parole. Lo spirituale o il psicologico è la stessa cosa. È il motivo che la tradizione essena parla molto della via iniziatica o della via religiosa per parlare del divino e non per forza della via spirituale. Perché in realtà si tratta del mondo dei mondi, diciamo, che formano la nostra psicologia. Lo spirituale sono i nostri desideri, le nostre emozioni e i nostri pensieri. Questa è la nostra psicologia. Oppure la fisiologia invisibile, per pronunciare delle parole forse più vicino di voi. Ma quando si tratta del divino, è una cosa ancora al di là. Il divino è all'origine dell'invisibile e del visibile. Dunque è fuori intelligenza, non si può percepire. Ci sono dei mondi che sono all'origine dell'invisibile e del visibile. Se voi mi dite, ma allora dove sono? Ma non si tratta di un luogo o di un posto. È un piano di esistenza che è fuori della nostra intelligenza. Ciò che dici che il taoismo ha chiamato il Tao, per esempio, che è al di là del non manifestato e del manifestato. Soltanto di saperlo. Per andare più avanti su questo campo, se lo volete, una disciplina di meditazione, sia in movimento o no, è necessario. Se no, intellettualmente, è impossibile. È impossibile. Anche se ci sono dei libri in tre weekend siete realizzati, no, è impossibile. Dunque, queste cose sono fuori. Ciò che ci interessa, almeno stasera,
è che i mondi spirituali sono noi che li abbiamo creati e siamo noi che continuiamo a nutrire loro. Sì, 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 tu puoi. Mm-hmm. 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 Ok, sì, ma sai, l'amore, tante persone capisco pronunciano la parola amore, ma diventa astratto finalmente, perché noi pronunciamo le parole secondo i nostri concetti dell'amore. Nel mondo divino l'amore è diverso, non è ciò che noi pensiamo, anche la saggezza, la libertà, eccetera. Noi viviamo con i nostri concetti delle cose. È come la pace, tutti parlano della pace, ma c'è sempre più guerra. Com'è possibile? Perché in realtà pronunciamo la parola pace con il nostro concetto della pace. E non può avere pace se c'è la paura. Se noi vogliamo la guerra perché abbiamo la paura che viene qui la guerra, non è la pace. C'è sempre la paura dietro queste parole quando l'umano le pronuncia in realtà. Io preferisco essere molto, molto chiaro. Ho degli interessi, pace e poi delle adesioni. Per esempio, pace a destra, pace a sinistra e a mezzo, ma c'è la guerra, non serve a niente. Se vogliamo realmente la pace, dobbiamo essere a servizio della pace e accettare tutte le esigenze di questo mondo che possiamo chiamare pace, che esiste, ma non verrà mai se non ci sono le condizioni. Se ci sono le condizioni per la guerra, significa che in realtà chiamiamo la guerra, anche pronunciando la parola pace. Se nell'invisibile c'è la guerra, anche se pronunciamo la pace, sarà la guerra. Perché c'è un'analogia. C'è le leggi e che tutto è coerente nel creato. Se c'è la guerra, che in realtà c'è la guerra dell'invisibile. Se non c'è la pace, significa che la pace non esiste nell'invisibile umano. È semplice come concetto, semplice ma difficile a accettare. Per rispondere, non ti preoccupare. No. Il posto dell'essere umano è particolare, perché in realtà siamo fatti, creati per alloggiare l'invisibile. Siamo creati per alloggiare l'invisibile. Anche il maestro Seno Gesù lo diceva. Se qualcuno è in armonia con me o con l'amore, eccetera, io, il Padre, dunque il mondo divino, abiteremo dentro di lui. L'essere umano è fatto per alloggiare l'invisibile. A noi di scegliere quale invisibile che vogliamo portare. È come se siamo un cavallo, a noi di scegliere qual è il cavaliere o la persona che vorremmo portare su di noi. È un'immagine. Non, come ho detto, non siamo liberi. Sia scegliamo di dare la possibilità ai mondi di luce di lavorare sulla terra tramite noi, sia diamo la possibilità a dei mondi più oscuri, che hanno diversi obiettivi, di lavorare tramite noi. L'umano è stato creato per essere al servizio del tutto. Dunque la libertà non esiste come noi lo pensiamo. La libertà è di scegliere le nostre ospiti. La libertà nostra è di scegliere i nostri, come dire, ospiti. Scegliere, invitare un ospito, significa di accettare che lui si comporta come lo vuole tramite noi. E come quando riceviamo qualcuno a casa, che cosa diciamo? Vieni a casa, è la tua casa. È pericoloso di dire questa cosa. Dobbiamo essere realmente coscienti e conoscere bene la persona.
che se qualcuno è un po' così così, oh, ti saluto, la mia casa è la tua casa. Ah, ok, allora io faccio come a casa mia. Ah, e come tu fai a casa tua? Io distruggo tutto. Ah, e diventa problematica. Questo significa che in realtà, di quell'essere umano, chi è alla croce, all'incrocio dei mondi. Siamo microcosmo nel macrocosmo. Lo sappiamo, almeno intellettualmente. Siamo creati per essere al servizio. Lo ripeto, a noi, al servizio, a noi di scegliere quali sono i mondi che possiamo lasciare passare e lavorare. Perché non è l'essere umano che porterà l'armonia sulla terra. Sono dei mondi superiori, divini, tramite l'essere umano che ha più maestria, eccetera, 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 evidentemente. Dunque, la risposta è molto chiara. Non possiamo sognare di essere liberi come lo pensiamo. Che siamo coscienti o no, abbiamo degli ospiti dentro di noi, attorno a noi, che ci seguono da incarnazione a incarnazione. Se degli ospiti non sono troppo sani per la nostra evoluzione e gli altri, allora c'è un lavoro di purificazione. Significa di buttare via gli ospiti che non sono benvenuti. Ma la legge d'amore vuole di non giudicare qualsiasi ospite, perché siamo noi che l'abbiamo invitati coscientemente o no. Anche un demone che non è negativo e che non sarà mai negativo. I demoni, loro, vivono in un mondo che è il mondo del riciclaggio. Del riciclaggio. Questo riciclaggio permette alla vita di esistere in realtà. Ma loro vivono nell'oscurità. Nell'oscurità totale. Questo è il loro mondo. Ma se li invitiamo nella nostra vita, loro continuano il loro lavoro anche essendo fuori il loro mondo. A noi di fare attenzione a ciò che entra. Perché l'essere umano, a causa del suo corpo, dunque noi, fisico, è, come dire, tanti mondi ci vogliono bene. Tanti mondi. Ma non per forza per l'armonia. Perché il corpo fisico umano permette all'invisibile di manifestarsi. E dei mondi che non lo possono vogliono manifestarsi nella realtà materiale e ne averne il controllo. Dunque, l'essere umano è un oggetto di, come si dice, un oggetto di? Sì, non soltanto di? Possiamo dire questa cosa, ma c'è una parola giusta in italiano. È un oggetto di avidità, di, come si dice, una parola più giusta ancora. Siamo, quando vogliamo realmente qualcosa. Sì, di conquista. Diciamo, dei mondi vogliono conquistare il regno umano. Non per il regno umano lui stesso, affinché di avere dei piedi, di manifestarsi nel mondo concreto, nel mondo materiale. E di avere il controllo di questo mondo. Siamo oggetto di desiderio. Ok, sì, questo è ancora più bello. Sì, siamo, come dire, oggetti di desideri, siamo desiderati. Anche gli angeli. Mm-hmm. Sì, sempre. Sì, c'è, ma abbiamo tutti noi dei conflitti. E spesso questi conflitti è che invitiamo senza sosta delle cose. E quando c'è un conflitto all'interno di noi, è perché c'è un po'
delle ospiti anche che si fanno un po' la guerra dentro di noi. Noi dobbiamo dialogare con tutti. Ma in realtà l'amore è questa, di arrivare a dialogare, di dialogare. E non è sempre... Diciamo che non è, è vero che non è semplice anche di capire e anche di accettare. Ma se vogliamo capire realmente ciò che accade sulla Terra, oppure nella vita individuale o collettiva, lo possiamo capire realmente grazie a questo sapere, che sono dei mondi che vogliono manifestarsi nella realtà fisica, che vogliono controllare, che vogliono vivere semplicemente, vivere. È soltanto il corpo umano che permette questa cosa. Anche gli animali no, i vegetali no, soltanto il corpo umano. Noi siamo una porta, ma una porta si può chiudere come si può aprire. A noi di imparare, di fare attenzione. Quando c'è un pensiero che ci attraversa, per esempio, non lo so, questo è un esempio estremo. Ah, io voglio uccidere questa persona. Da dove proviene questa cosa? Ma è un pensiero che ha fatto un bel viaggio prima. Che cos'è un pensiero? È un essere in realtà che aspetta che qualcuno è molto incosciente, che non è strutturato bene, che non è maestria di sé, per poter manifestarsi. E spesso ci sono anche, non tutti, dei criminali, che quando l'hanno fatto si rendono conto del loro e poi me. Come è possibile che ho potuto fare qua? Ma non è tu che l'ha fatto. Ma essendo dopo l'alcol o una serata così, tu stavi completamente aperti, un mondo è entrato e ha fatto qualcosa in armonia con ciò che tu sai anche. Evidentemente nei tribunali questa scienza potrebbe risolvere tanti problemi in realtà. In realtà sono sempre delle persone. Invece anche degli angeli, di cui il mondo divino, vuole anche usare l'umano, ma per portare pace, armonia. Quando abbiamo un dono, quando manifestiamo un dono, sia nella musica, sia nel comportamento, sia nella pittura o altre cose, è la presenza di un essere, invece di un essere intelligente, un essere più luminoso, che noi chiamiamo dono, che è soltanto la manifestazione fisica, ma è la presenza di un essere. Significa che se questo dono non è onorato bene, l'essere può partire. È già arrivato a delle persone di perdere il loro dono. Può essere anche un dono di guarigione, un dono di altre cose, è la presenza di un essere. Qualsiasi difetti, vizi, oppure qualità, virtù o dono che abbiamo, è la presenza di un ospite. È la presenza di un ospite. Noi siamo uno, ma siamo anche multipli. L'umano è, noi siamo degli esseri collettivi. In realtà, la nostra forma fisica rende possibile l'unità umana, di vedere un po' l'unità umana. Ma in realtà siamo degli esseri collettivi. Abbiamo tantissimi ospiti. Anche un organo è la presenza di un essere vivente. Perché un organo è intelligenza. A se stesso è un'intelligenza. Anche un cellulare. Una cellula è un essere vivente che fa parte di noi, noi della coscienza umana, di quell'essere umano, di cui noi siamo degli esseri collettivi, perché portiamo anche l'eredità dei nostri genitori, l'eredità di tanti lineaggi che noi portiamo. Se qualcuno ci dà un'idea di fare qualcosa, un consiglio, anche se va via, dunque morte se volete, va via, vive sempre con noi grazie a questo consiglio se lo mettiamo in azione. Qualcuno può perdere i suoi genitori,
ma si costruisce la sua vita sulla base dei consigli dei suoi genitori, e i suoi genitori sono con lui e fanno parte del suo destino. E si tratta della memoria. E in questo non vivente, in realtà, la vita è molto complessa. E se mai c'è un po' di confusione nella vostra testa, è normale. Perché anche un'ora e mezza non è sufficiente. La vita è complessa. Noi siamo degli esseri collettivi. Portiamo tante eredità, ma portiamo anche tanti mondi all'interno di noi. E questi mondi che creano il nostro destino. E l'arte di vivere è di scegliere con chi vogliamo avere un'alleanza o no. Con chi vogliamo firmare un contratto o no. Conservare un'abitudine è come un contratto con un mondo. E quando questo contratto è fatto, il mondo non ci lascia. È il motivo che qualcuno che fuma, per esempio, ma potrebbe essere un'altra abitudine, non può uscire da questa abitudine perché ha firmato un contratto. Significa che appartiene al mondo che ha chiamato. Sì, si può, come l'ho spiegato della prima conferenza, si può liberarsi, ma non così in realtà. Sia di creare un'altra abitudine che dialogherà con l'altro, oppure c'è questa via di espiazione, che di liberare, dialogare con l'intelligenza che è dietro di fumare, per esempio, e di impegnarsi davanti alla vita. Se tu va via della mia struttura, io mi impegno a, poi dipende dalla persona, ma la persona deve essere fedele, perché se non è fedele può essere molto pericoloso. Sono delle cose che nell'antichità era molto conosciuto, cioè che se vogliamo che qualcosa esce di noi, in realtà può uscire, ma uscirai a certe condizioni se la persona si impegna. Perché c'è sempre non sotto il rischio, c'è sempre a pagare qualcosa. Se paghiamo il fatto che l'intelligenza rimane con noi e paghiamo la fattura, qualcuno che fuma un momento è malato, oppure fa disagi anche altri, eccetera, eccetera. Oppure paghiamo sulla forma di un lavoro su se stesso. Ma questa è una disciplina. Non ho detto la parola perché fa paura qualche volta, ma disciplina. È il motivo che quando, poi ti lascio, quando intraprendiamo realmente una via autentica di disciplina, all'inizio può essere molto difficile. Perché una disciplina butta via gli esseri. In realtà è libera. Perché è un modo di pagare e di rivolgersi al divino e di fare delle discipline fisiche, psichiche, spirituali, iniziatiche, soprattutto, eccetera. Allora questa aiuta molto, ma si deve anche accettare certe, non so come si dice in italiano, può essere un po' difficile qualche volta, perché non va via subito l'intelligenza. Guarda se siamo fedeli. Per qualsiasi cosa che vogliamo trasformare nella nostra vita, la fedeltà a un impegno, a un desiderio, questa è la chiave. È la chiave. Se facciamo ok, adesso ho capito, mi metto a meditare, a pregare, non lo so, tutti i giorni, un'ora, con onestà, eccetera. Se la persona lo fa una settimana, mi comincia un po' forse non è importante finalmente, le cose tornano, ma molto più forte, perché non è un gioco. Se impegnarsi è come firmare un contratto di nuovo. Si può fare. E questa è superiore al perdono. Ma
Mi costa è una via di nobiltamento dell'essere umano, perché oggi, soprattutto oggi, senza giudicare, l'essere umano non ama impegnarsi, perché pensa che la libertà è fuori ogni impegno. Ah no, io non voglio impegnarmi, io voglio essere libero di fare ciò che voglio. Ma qualcuno che parla così è posseduto. La via della libertà è di scegliere un impegno a un momento della vita. Un impegno. E di andare alla fine, fino alla fine. Significa di avere la maestria di qualcosa. E questa è la via del nobiltamento dell'essere umano. Avere la maestria di qualcosa e rende la dignità all'essere umano. Quando guardiamo gli artisti, non vogliamo un artista che ha fatto un po' di così, un po' di cosa, e che non ha la maestria di qualsiasi cosa. Preferiamo una persona che ha fatto una disciplina soltanto, ma che è andato fino alla fine affinché di averne la maestria. Preferiamo questa cosa. Io ho praticato più avanti, più indietro, arti marziali. Tu puoi fare un po' di Aikido, Karate, Judo, Kung Fu, Jiu-Jitsu, Ninja, tutto ciò che tu vuoi. È lo stesso livello. Se tu cambia sempre. C'è qualcuno che dice, ok, Aikido, fino alla fine. Dopo 40 anni, Aikido. Quando lo vediamo sul parco, wow. E ci rende felice. Perché quando vediamo qualcuno che la maestrina almeno di una cosa, rende la dignità all'essere umano. E poi c'è una maestria che è superiore, la maestria di se stesso. Di arrivare a avere la maestria, di confrontarsi anche con dei difetti, di decidere, ok, ho questo difetto, io non lo voglio più nella mia vita. E mi impegno a quadrarmi meglio, a essere meglio, eccetera, per la gloria di qualcosa che è superiore, non per il mondo dell'essere umano, mai. Sempre la via della verticalità, perché siamo verticali. Mai dovremmo avere unicamente degli obiettivi orizzontali, significa che concernano la sopravvivenza e l'aspetto mortale, ma spesso degli obiettivi verticali, dunque verso la vita. È meglio, perché questa aiuta nel tutti i problemi che potremo incontrare, aiuta molto. Se no, se la nostra coscienza è al livello della sopravvivenza, abbiamo paura e non siamo soddisfatti. Siamo, lo ripeto, siamo verticali. Verticale significa dignità. Dignità umana. Non dignità al servizio dell'umano, ma dignità al servizio del mondo divino, al di là di tutte le religioni, evidentemente. Penso che posso fermarmi. Se avete una domanda, sì, 19. Se avete una domanda su qualsiasi aspetti che avete sentito, lo ripeto, se ci sono delle confusioni, è normale. Perché in realtà abbiamo parlato delle cose un po' multidimensionali rispetto alla vita, rispetto all'umano. Dunque per la mente è difficile di entrare nel multidimensionale, ma almeno lo possiamo sentire. Dunque, se non avete una domanda, sì. Perché hanno assunto dell'alcol o qualcos'altro, però prima di assumerli hanno superato una soglia. Cioè io so che un bicchiere lo sopporto, due e io non so che succede col secondo, quindi non lo bevo. Ho parlato dell'alcol, ma potrebbe essere altre cose. Sì, sì. Superato la soglia della...
La responsabilità dipende dall'educazione e dal contesto dove cresciamo. È vero che non possiamo giudicare qualsiasi persona, perché ci sono dei contesti, è vero, che sono difficili. Ci sono delle educazioni che vanno contro la vita. Allora una persona che è educata o strutturata così porta dei mondi di distruzione. Esistono nel cosmo dei mondi, delle intelligenze di distruzione. Non sono per forza negativo nell'assoluto nel cosmo, ma arrivando nel mondo tramite l'uomo, distruggono tutto. Distruggono tutto. E trasformano un essere umano come un mostro. Un mostro, un dittatore, non è un umano. Ha ancora la forma, perché la forma non cambia, perché è cristallizzata. Ma se doveva cambiare in armonia con ciò che è dietro, avremo paura. Tutti noi non vorremmo qualcuno dittatore, vorremmo la forma esatta di che cosa lui è all'interno. Ma visto che il corpo umano è cristallizzato, non vediamo realmente sempre chi si nasconde. Perché noi umani siamo forti per nascondersi dietro questa maschera. È vero, qualcuno può avvicinarsi a voi con delle buone intenzioni, ma nell'invisibile magari c'è altre cose che si rivelano dopo. Qualche volta anche nelle coppie capita queste cose. C'è, oh, io ti amo, ah, sì, ah. E poi qualche mese dopo, una persona cambia, perché in realtà l'invisibile comincia un po' a manifestarsi. Perché? Perché la coppia è una via iniziatica e che a un modo rivela l'invisibile, anche l'amicizia, le relazioni, eccetera. Un altro argomento, ma molto importante, un giorno magari di trattare le relazioni, soltanto le relazioni. Spero che sono stato abbastanza chiaro questo viaggio, tra virgolette, multidimensionale, ma sempre in contatto con la realtà. La realtà. La vita è complessa, ma anche è semplice. Semplice nel senso che la dobbiamo accettare come è. Spesso è noi che complichiamo le cose, se vogliamo essere diretto così. Ma la vita è semplice perché basta, in realtà, l'unica cosa che noi abbiamo a fare è di armonizzarsi, accettare che non siamo liberi, accettare che siamo in un quadro che non ci appartiene. E altre creature vivono con noi. E che l'amore dell'intelligenza dell'origine, di questa presenza dell'origine, il suo amore è per tutte le creature, visibili, invisibili, eccetera, demoni, angeli, eccetera. Nell'amore tutto è uguale. Dunque a noi di accettare e di non giudicare, ma di disciplinarsi e di accettare il fatto di poter essere nel discernimento. Perché in realtà, e lo dico di esperienza, quando scegliamo noi realmente, la sensazione di libertà è molto più bella che l'illusione che potremo avere facendo tutto ciò che passa tramite noi. Che non è una libertà, è una schiavitù. Di lasciare tutto, tutto passare, tutto passare, tutto passare. Non di scegliere realmente ciò che vogliamo, dare la possibilità di intervenire nella vita terrena, diciamo. Con tutto il mio cuore io vi... Ah, tu hai una domanda. Nel momento in cui noi ci incarniamo, no? Sì. Mm-hmm. Sì. Dobbiamo
forma di respirazione ci può portare a questa evoluzione. In qualche modo, ecco, io sono parlato di mancanza di libertà, questa consapevolezza io l'ho acquisita negli anni, nel senso che non siamo liberi nelle nostre azioni, assolutamente, siamo condizionati perché c'è un disegno, un progetto, un po' quello che si dice anche del Padre Nostro, no? Sia fatta la tua volontà, che poi appunto è la volontà del Divino, e quindi noi diciamo che siamo un po' nelle mani di queste situazioni e forse abbiamo scelto precedentemente. Allora, sì. Allora, dire che siamo nei mani di questo quadro, diciamo, sì e no. Diciamo che la via della responsabilità, della dignità, della maestria di se stesso è in realtà prendere la propria vita in mano. È vero che c'è un quadro attorno a noi, oppure meglio, un quadro dentro il quale noi viviamo, che cambia senza sosta. Non è che è, come dire, cristallizzato, è che tutto dipende di noi. Anche se c'è un destino molto previsto, si può deviare. Per esempio, il più importante è di essere cosciente di ciò che facciamo. Per esempio, siete venuti qui, ma l'avete scelto, fa penso, coscientemente, con sapendo perché siete venuti qui. Potevate anche facilmente rimanere a casa oppure fare un'altra cosa. Ci sono delle cose che sono previste nella vita, ma anche se deviamo, se anche facciamo una deviazione, se realmente dobbiamo incontrare qualcosa, lo incontriamo in un altro mondo, un altro modo. In realtà abbiamo 100% una libertà. In realtà, siccome l'ho spiegato nella prima conferenza sul karma, noi viviamo nel mondo del tutto possibile. È vero che possiamo fare, non fare per forza, ma almeno pensare a fare tutto ciò che vogliamo. L'altra volta ho dato questo esempio, se siamo alla cima del grattacielo, se io vi faccio la domanda, possiamo saltare o no, secondo voi? Possibile o no di saltare del grattacielo? Sì, basta di farlo. Perché c'è la possibilità di farlo. Ti mettiamo davanti il vuoto, l'abisso, il vuoto, e poi basta di farlo. Ma non sappiamo le conseguenze, perché in realtà abbiamo dentro di noi anche la saggezza di tutte le esperienze precedenti. Noi sappiamo bene che cosa accadrà se saltiamo. Dunque abbiamo la libertà della scelta che abbiamo messo in azione. Non scelgo perché se lo so che, sono delle persone che l'hanno fatto perché qualche volta si perde la testa, ma lo sappiamo che se lo facciamo, che cosa ci aspetta. Dunque decidiamo di non farlo. E questa è la scelta, e per ogni cosa è questa. Non voglio fare troppo perché fa già quasi un'ora e quarto. Per rispondere un po' più profondamente, da vita a vita, ci sono delle karma che ci seguono. Non significa che lo dobbiamo per forza vivere, sempre, tutti. Secondo le nostre scelte, secondo ciò che facciamo, una karma si può ridurre, può disparire, un altro può arrivare, eccetera. Ci sono delle cose che si cristallizzano e delle karma che non si cristallizzano. Dipende se ci intraprendiamo un percorso o no, dipende se arriviamo a espiare da un altro mondo. Qualche volta, per esempio, parlo un po' di esperienza, quando si intraprende una via iniziatica, non sappiamo per forza ciò che abbiamo evitato. E sicuramente abbiamo evitato tante cose, perché lavorare su se stesso, evidentemente, è il meglio modo di pagare. Lavorare per la luce
autenticamente e un modo di pagare e non si sa che cosa abbiamo evitato, accidente o malattia o non lo so, non si sa, sicuro che abbiamo evitato tante cose inutili, ma alla condizione che rimaniamo al servizio della luce. Se vogliamo essere nella salute, è meglio che la salute, che è una virtù, che è una qualità, una virtù, qualcosa di molto buono, la salute, si è messo al servizio del mondo divino, sarà, come dire, avremo un'altra comprensione già di che cos'è la salute e sarà vissuta diversamente. Se la salute è soltanto per continuare la nostra vita materiale, è diverso. Ciò che vogliamo per noi stessi, lo dobbiamo dare alla luce, al divino. Sarebbe peccato che abbiamo la salute e che un mondo inferiore, oscuro, usa questa salute per poter fare altre cose. Per esempio, un dittatore può essere una buona salute, ma che cosa fa con questa salute? Fa dei danni. Dunque, qualsiasi cosa che possiamo avere di bene dentro di noi, la salute, anche la ricchezza, eccetera, è meglio di consacrarla al divino. Perché l'obscurità, che non è negativa, ma è ciò che è, ha il diritto di prendere per sé stesso ciò che non ha una firma, che non appartiene a nessuno. Se non dedichiamo delle cose nella nostra vita a qualcosa di alto, altre intelligenze hanno il diritto di prendere per i loro obiettivi. Questa fa parte delle leggi nel cosmo. È come se noi mettiamo vietato alla porta della nostra casa, è come se è sempre aperto. E dunque tutto entra. Dunque noi, se vogliamo avere la ricchezza, la salute, come dire, dei doni, eccetera, è meglio che siano consacrati al mondo divino e non a ciò che è mortale della sopravvivenza, che non è negativo, perché gli altri mondi lo possono prendere per loro e si può perdere dei benefici, tanti benefici. Questa è una legge, anche la nostra vita. La mattina lo possiamo consacrare ogni giornata al mondo divino, che le nostre energie, che tutto ciò che mettiamo in azione coscientemente o inconscientemente, almeno che sia usato dagli angeli, dalla luce, dal mondo divino, per un obiettivo, anche se non lo conosciamo. Se viviamo così, ci svegliamo, facciamo la nostra vita, allora dei mondi possono prendere le energie che mettiamo in azione per loro, contro loro. Consacrare anche gli oggetti della casa, quando accendiamo una fiamma, eccetera, è un atto di magia bianca, che è molto importante, perché questo è un altro argomento, ma questa fa parte anche del karma. Perché noi, quando viviamo, influenziamo anche gli oggetti attorno di noi, che poi portano dentro di loro la memoria di ciò che abbiamo fatto. E degli oggetti che abbiamo a casa possono, per legge di affinità, attirare dei mondi, sia negativi o positivi. Dunque vediamo che la nostra responsabilità è molto alta e chiede realmente di essere coscienti, man mano, non rigido, eccetera, di avere paura di fare un atto, no, di essere coscienti e di vivere realmente con amore, significa con coscienza. Amore significa anche di vivere con coscienza. Ecco, spero che ho un po' breve forse, ma ok, grazie a voi, vi ringrazio molto.